Gentile popolo di internet, amanti di NKTV in particolare, buonasera, io sono l'autoproclamato demiurgo della radio e sono le 23:30 grosso modo. Oggi è sabato, che giorno è? Il 22? 23:40. 23 novembre, in questo momento sono in compagnia del commercialista della radio, che forse riuscite a vedere, ma soprattutto sono davanti a noi, stanno camminando. Stanno camminando la signorina Whitehead e soprattutto il Mr. Dragon, che adesso vedete inquadrato. È quello lì con la mano steccata. Sì, è quello con. È quello con la. È quello che c'ha quella menomazione fisica che adesso, vabbè, non gli ha impedito. Non gli ha impedito comunque oggi pomeriggio di. Picciare! Di vincere a mani basse! Di vincere a man basso un importante premio Canoro italiano per le canzoni per l'infanzia. Aspetta che. Lo zecchino d'oro. E d'argento. E d'argento, che tutti tendono a dimenticare. Questi. Aspetti, che cosa sta cercando di tirare fuori dalla tasca? Oddio. Mi è venuto un umano. Aspetti, si fermi, Dragon. No, bisogna farlo camminando questa cosa. Ah, guarda! Ecco, questo è lo zecchino d'argento. Si vede? È bellissimo, si vede perfettamente. C'è una famigliola in festa. Sì. C'è scritto zecchino. Che c'è scritto? C'è scritto zecchino d'oro, però è d'argento. Sì. Questo. Se lo metto in tasca, questo quartiere è una zona pericolosa. Sì. E il motivo di questo video che sto girando è perché in questo momento non abbiamo potuto fare quello che avremmo dovuto fare da oggi pomeriggio, cioè un podcast sostanzialmente. Avremmo dovuto fare un podcast perché raramente ci è capitato che dei nostri accoliti, diciamo così, dei nostri. Dei nostri sodali di Radio NK riscuotesse un premio così famoso, che li ha appunto visti sul palco di questo evento, in particolare Mr. Dragon, quale autore delle musiche del brano vincitore. Diciamo la verità, di uno dei due brani vincitori. Sì, perché lo zecchino d'oro è stato assegnato con un esequio. Sì, con un esequio, sì. Precisamente. Con un esequio fra la nostra. Attenzione, ingegnere, non guardi avanti. Fa la nostra canzone, che era quel sicilio di Leonardo, e un'altra canzone in gara, che era i nonni innamorati. Scusi, lasci passare quei faccinorosi. Sì, facciamo passare gli Angels of Love. Sì. Ma comunque, nonostante l'esequio, siamo molto contenti. Siete molto contenti? Sì, sì. Siamo contentissimi. Cosa vi ha portato a iniziare questa carriera di compositori per il mondo delle musiche dei bambini? Cioè, il desiderio, un po' quella voglia di restare bambini, che in fondo, sì, beh, certo, non abbandona mai. Sì. E che bisogna saper coltivare, perché come ha detto Giovanni Mucciaccia, il grande eroe dei bambini. Sì. Bisogna saper fare come Leonardo da Vinci, cioè guardare il mondo con gli occhi di un bambino anche quando si è adulti. Ok. Quindi noi lo facciamo e questo è stato il risultato. C'è qualcun altro che vuole ringraziare o salutare per questo incredibile momento? Ringrazio e saluto i miei compagni in musica, il Clippa Cloppa, che conosciamo, anzi che è il motivo per il quale, diciamo, siamo stati, sì, siamo stati resi dotti di questa vostra partecipazione, cioè il legame di Clippa Cloppa con la Radio NK. Certo. E poi soprattutto il nostro ufficio stampa, social media manager, Miss Sissi Whitehead. Signorino Whitehead, ma vuol dire due parole anche lei per Radio NK? Ma io direi bambù, bambù, bambù balla, opsa. Questa è la mia dichiarazione, è il mio brano preferito in realtà dello zecchino d'oro, è questo qui, bambù balla si chiama. Sì. E niente.
niente, sono... E niente. Sono contenta, voglio salutare tutti i miei amici, tutti quelli che mi conoscono. Anche perché se dire tutti i nomi... Sì. Come ha detto uno dei bambini. Esatto, se devo dirli tutti, sì. Cioè... Oh, stiamo qua fino a Natale. Mi è piaciuta molto questa cosa dei bambini, che dice saluto tutti quelli che mi conoscono. Perché io quando avevo 4 anni non ne conoscevo così tanti da essere generico nei ringraziamenti, cioè conoscevo 5 persone in croce, ma purtroppo quando avevo 5 anni io non c'era il social. No, per fortuna. Sì, infatti. Cioè, pensi come sei oggi, pensi se fosse stato il social a 5 anni. Questa è sostanzialmente la prima sera da vincitore da Hagen. La seconda. Le prime ore. La seconda, perché ieri abbiamo vinto lo secchio d'argento. Di cui tutti d'oro. Di cui tutti tendono a dimenticarsi. Esatto, tutti. Per vari motivi che sinceramente ignoro. Ignoro anch'io, infatti. Anche perché però non demordo, continuo a insistere a ricordarlo. Come passerà la sua seconda serata, la prima serata da vincitore? Abbiamo più o meno saputo noi di Radio NK, sì, come l'ha passata. L'utenza potrà trovare tutti in un podcast specifico. Sì. E questa seconda serata la trascorriamo con voi. Grazie intanto della preferenza accordataci. Ma prego. Cioè, avete scelto noi anziché, che ne so, chi? Un'altra radio. Sì. Potevamo chiamarlo e dirgli: guarda, Buccio. Buccio, abbiamo vinto, stiamo venendo da te a farci un boccione di una damigiana di vino rosso e due taralli al pepe. Sì, ma abbiamo preferito passare di NK. Di Radio NK e con il grandissimo Mr. Brace, che sì, che adesso andremo ad incontrare. Brace, qui siamo adesso in questo momento sotto la torre del Sinello. Le due torri. Sì, le due torri. Ancora in piedi. Sì, fortunatamente noi a Bologna le abbiamo ancora tutte e due in piedi. Tutte e due. E quindi niente, stiamo raggiungendo Brace in qualche posto per bere. Per berci una cosa, farci un drinkino. C'è qualcosa che vuol dire ai bambini, evidentemente, che no, ai bambini non voglio dire più niente. Sì. almeno per magari potrebbe sprecare un'espressione tipo don't drink and drive o bevi responsabilmente. Ma no, perché? Vabbè, perché? Io non le voglio mettere in bocca parole. Dottor commercialista, sì, mi dica. Lei ha qualche parola da aggiungere, magari vuol dire anche la sua, poi una domanda. Buon Dio, no. È già stato detto tutto di questo. Gesù, no. Non so quanto sia stato già detto di tutto questo, però. Hanno parlato i bambini, ha parlato la musica, soprattutto ha parlato anche troppo, ha parlato Pinuccio. Va bene, facendo una corsa. No, scusaci, è la TV. Rischiando uno scontro memorabile. No, tra poco dovremo tagliare qui per adesso cerchiamo la strada per... tra civiltà proprio. Proprio, sì. Cerchiamo la strada per incontrare il dottor Brace. Io sì, strada nella vita anche. Il dottor Brace ci ha dato appuntamento a Piazza Navona, Santo Stefano. Piazza. Infatti adesso dobbiamo attraversare anche questa strada e andare in Piazza Santo Stefano. Ah, ottimo. Sì, è tutto molto bello, devo essere sincero. Io mi sento fiero di far parte di questo momento. Dai, siamo contentoni. Sono contento come neanche fossi Mollica, cioè neanche Mollica l'ho visto. Va bene. Com'era? Esatto. Come quella canzoncina che cantano alla fine. Sì. Goodbye my darling. Goodbye my love.